Ho fatto una regia un po' diversa, ho tolto gran parte del folklore siciliano che si è soliti vedere nelle varie cavallerie rusticane, ho anche spostato leggermente l'ambientazione nel secondo dopoguerra e quindi diciamo l'ho un po' modernizzata, però c'è tanto di italiano, c'è tanta italianità, c'è la classica festa di Pasqua di un qualsiasi borgo del sud, un sud non definito, che può essere la Sicilia, può essere la Calabria, la Campania, tanta passione italiana, ma appunto senza quel classico folklore che siamo abituati a vedere nelle cavallerie rusticane. E poi c'è qualche mia ispirazione un po' onirica, soprattutto nell'intermezzo che tutti conosciamo, dove c'è una sorpresa particolare che spero il pubblico apprezzi. Questa è la quinta volta che canto la Santuzza, ma con una regia molto particolare e diversa e interessante, quindi sono felicissima, e anche perché essendo uruguaiana e con un bisnonno italiano penso che oggi renderò tributo a tutta la mia famiglia italiana. Poi quanto è emozionante cantare qui, insomma, in questo teatro? Per me è la prima volta che canto e quando sono arrivata stamattina ero molto emozionata, veramente, perché ha un'energia molto particolare e questo anche mi fa ancora più felice, ma adesso non posso più avere questa emozione perché devo fare una emozione molto diversa, ma stamattina ero felicissima. E io interpreto il ruolo di Lola in Cavalleria Rusticana. Il mio ruolo è molto interessante, io direi anche, secondo me, è uno dei ruoli più importanti, perché Lola è la donna per chi uccidono Turiddu. Come lo trova questo personaggio legato alla sua voce? Per me è perfetto, anche vocalmente è un ruolo molto adatto per la mia voce, che è mezzo soprano. Comodo, mi sento libera in questo ruolo, anche interpretare il personaggio, mi piace. Faremo questa responsabilità di farlo in questa meravigliosa cornice, in questo teatro dove hanno cantato grandi della storia del melodramma, e noi ce la metteremo tutta per dare un buono spettacolo e fare buona musica. Quanta emozione c'è in questo momento? Beh, è un ruolo che amo, ne ho fatti molte di Cavalleria Rusticana, però certo la cornice del Teatro Antico di Taormina ha un suo fascino, un'emozione che traspira da queste mura antiche, che ne hanno viste tante e ne vedranno ancora delle belle, speriamo. Questo ruolo è molto importante, sono molto fortunata che faccio questo ruolo, che debutto con questo ruolo proprio qui in Sicilia, perché durante le prove mi hanno spiegato che ruolo aveva madre in famiglia siciliana, era il capo della famiglia, diciamo così, e questo per me adesso è più facile a capire. Per quanto riguarda il personaggio dal punto di vista vocale,
In genere viene utilizzato per questo ruolo un baritono grossier, come dicono i francesi, quindi un baritono rude dalla tecnica, diciamo così, ben ferrea, ma con un'emissione leggermente più dura del baritono verdiano e del baritono donizettiano. È il baritono verista, quindi è lo Scarpia e sarà poi il Frank dell'Edgar di Puccini. Questo è il tipo di qua. Io cerco di essere il meno grossier possibile, purtroppo il ruolo così lo prevede, non c'è niente da fare, scritto in quel modo là. Oggi qui al Teatro Antico, protagonista di Pagliacci nel ruolo di Canio, quanto lo sente suo? Sì, è un debutto per me perché è la prima volta che interpreto questo ruolo, nonostante l'aria l'abbia cantata tantissime volte, mi abbia portato anche molta fortuna perché proprio con Vesti la giubba, l'aria diciamo più famosa di Pagliacci e forse una delle più famose per tenore, vinsi il concorso Comunità Europea di Spoleto e quindi ci sono molto molto legato, così come il ruolo che sento molto mio e sento davvero internamente, sia come interpretazione appunto che come tessitura vocale. Quindi sarà un debutto importante in questo posto magnifico e sarà un altro ulteriore tassello che porterò sempre con me durante tutta la mia vita. Nedda, il ruolo di Nedda e anche l'interpretazione, come la trova, come l'ha trovata? L'ho trovata toccante, mi si rispecchia molto come carattere Nedda, perché lei è frivola, ha sposato questo uomo che in realtà lei non ama, però è come se avesse un amore nei suoi confronti come un fratello, poi in ogni paese che va lei si innamora di qualcuno. E come interpretazione vocale come si ci trova? Beh, mi trovo molto comoda perché ripeto, ha questi tratti veristi che mi piacciono molto, molto sanguigni come sono io, e poi è lineare anche se è difficile come musicalità, però io la trovo abbastanza comoda. Il direttore d'orchestra è molto importante, molto, quindi partitura? Sì, diciamo che il direttore è quello che mette a posto tutti quanti e fa la sintesi di tutto quello che c'è e cerca di portare tutti nella stessa direzione, ed è bellissimo per questo, no? Io nell'opera di Ruggero Leoncavallo interpreto Beppe, ossia Arlecchino, un'opera molto complessa ma molto attuale, con musiche d'eccezione. È veramente un grande onore per me ritornare qui in questo teatro, al Teatro Antico di Taormina, giocando in casa. Per me è veramente una bellissima esperienza e sono molto felice.
Io interpreterò il Tonio lo scemo, il gobbo, un personaggio molto, molto drammatico, molto triste. Generalmente nell'opera il baritono fa sempre la parte del cattivo e anche in questa in realtà fa la parte del cattivo, ma ho cercato di dare un senso anche molto profondo al personaggio, nel senso che è cattivo perché? Perché è un infelice, perché è schernito continuamente da tutti quanti, anche dai suoi amici e compagni, appunto, della compagnia. Quindi c'è un motivo per cui lui reagisce in questo modo.